Copriti e non fare il fico. E dite a Dario di togliersi la cosa lì al collo. Allora, no, io tengo a precisare una cosa. Non siamo in Alaska. No, tengo a precisare una cosa. Questa fa parte dell'arredamento, come si dice, no? Sì, mi rappresenta un caldo, po'. Freddo. Non mi rappresenta, me la sento mia questa cosa proprio. Sai, ma no, l'hai presa in qualche posto particolare o l'hai comprata qui a Pisa? No, no, Ponte d'Era proprio l'ho presa. Ma ti ricorda qualcosa? No. No. Mi piaceva, e da lì sì, fa parte del look. Okay, okay. Sì, siamo noi artisti, siamo un po' strani. Oh merda, se Mengus rivolto a me. Ah, okay. Abbiamo anche il nostro, la nostra prima scelta musicale fatta da Gianluca, poi dopo se la spiegherà, però continuiamo a parlare un attimo di come si crea una canzone. Come si crea una canzone house? Quali sono, da dove nasce l'idea, insomma? Ma io, diciamo, non ho una formula particolare, anche perché secondo me le formule ti limitano. Quindi il pezzo può partire da un semplice due accordi. È un lupettino. Ma mi piace di più suonarle. Però vabbè, può partire da un... E torniamo lì, vedi? Cioè, nel senso, la musica da discoteca la puoi fare in due modi. Certo. Puoi anche fare con una serie di loop. No, perché tanti associano la musica... cioè, da precisare questa cosa. Tanti associano la musica house, loopettini. Invece no, invece c'è proprio uno studio dietro, un lavoro. Comunque devi conoscere la musica. E io, ti ho detto, non ho una formula particolare. Posso partire da un giro di basso, magari, piuttosto che da un semplice loop... o da due accordi di tastiera, quindi di synth, e da lì poi nasce il pezzo, diciamo. Poi le varie idee le metti su in atto, diciamo, via. E da lì nasce il pezzo, diciamo. Mi dicevate fuori onda che state anche contattando, no, ora non diciamo ovviamente chi, però certo, insomma, una cantante famosa italiana, per fare una collaborazione con il vostro pezzo. Sì. Tra l'altro mi ha contattato lei, cioè da precisare questa cosa. Addirittura, com'è nata questa cosa? Niente, eravamo su Facebook, eravamo già amici. Ah, perché forse non lo sapete, ma Dario, non so te, perché è la prima volta che ti vedo, ma Dario su Facebook ha delle foto incredibili con i peggio personaggi assurdi. Sì, no, una specie presente quel disturbatore che va con il giornale, no. Che si fa in tutti i servizi, il papa si dimette, e lui lì dietro, no, lui è uguale. Dario, una specie che praticamente è disturbatore. Ho conosciuto tutti comunque, ho detto, venendo dai gruppi, ho conosciuto chiaramente, si è suonato insieme a gruppi ovviamente famosi, ho aperto concerti, quindi ho conosciuto DJ, conosci, quindi poi ti ho detto, lavorando e producendo, quindi hai sempre a che fare con chiaramente produttori, DJ e vari personaggi, quindi ne ho conosciuti veramente tanti tutti questi anni. Però mi ricordo l'ultima volta mi dicesti tipo Verdena, può essere? Ah, Verdena, sì, Verdena era un gruppo per l'altro che lo conosco bene, quando facevo sempre rock e avevamo buoni ma rapporti. Ne hai citati tantissimi. Tantissimi, volta, tanti. Gruppi, rock, certo. DJ, fra un po' di... Certo, di certo. Tutto, e poi da lì ho conosciuto un po' di tutti, diciamo. No, e parlavamo di quest'artista, no? Che certo, mi ha contato. Di questa cantante. E questo, no, ancora no, però fra poco sentiremo parlare. Uscirà. Certo. Uscirà il nome. All'altro uno studio di Bologna, dico solo questo. Perché noi zitti, ma si lavora, diciamo. E niente, dicevo, questo mezzo potentissimo che ormai è Facebook, quindi rispetto a qualche anno fa è più facile magari arrivare a un'uscita magari di un pezzo con queste etichette, questa roba qua. Quindi eravamo già in amicizia con questa cantante, e mi ha proposto questa cosa: ma perché non mi fai cantare su un pezzo che fai te? Gli ho mandato dei pezzi e lei, qualcuno gli è anche piaciuto, quindi mi ha detto proviamo questa cosa. Io giustamente ho detto a me va anche bene, quindi faremo questa collaborazione. Una, dai. Una bella voce è fondamentale. Fondamentale, perché... certo, fa la differenza poi. Certo, certo, non tanto le parole, perché poi le parole magari possono essere anche 3 o 4, certo. Poi il tono di il tono, voce, certo. Ma quindi canterà in inglese, si può dire? Certo, in inglese. Ma ora stanno venendo fuori un sacco di pezzi house commerciali in italiano, sì. Adesso. Certo. Sì, diciamo, stanno uscendo piano piano, è una cosa che sta venendo fuori. Prima era quasi impensabile, sì, infatti. Mentre ora anche lì sta cambiando.